Il creato, assoluto protagonista dell'incontro svoltosi giovedì 6 luglio alle vecchie segherie Mastro Totaro di Biceglie, importantissimo contenitore culturale, organizzatore degli incontri con gli autori. Franco Berrino ha presentato il libro La foresta di perle, come ritrovare il nostro contatto con la madre terra, edito da Solferino e scritto con Enrica Bortolazzi. Un lavoro letterario che invita ad ascoltare i segnali della natura che lancia quotidianamente messaggi all'uomo. La natura ha tantissimo da insegnarci. Sapete, metà della popolazione mondiale, ormai più di metà, vive nelle grandi città e non siamo più in rapporto con la natura. Noi nella nostra associazione abbiamo organizzato questi weekend in natura, nelle foreste. Abbiamo portato le persone a vivere 3 giorni in foresta, 2 notti, dormendo nelle foreste, nelle amache, e abbiamo fatto anche delle misurazioni fisiologiche. Abbiamo misurato il cortisolo nella saliva, abbiamo misurato la pressione, abbiamo misurato la variabilità del ritmo cardiaco e abbiamo visto in soli due giorni dei cambiamenti clamorosi. Il rapporto con la natura fa bene al fisico. Ritorniamo in contatto della natura e impariamo di come la natura funziona, perché gli ecosistemi hanno un equilibrio. Noi che ci siamo allontanati dall'ecosistema in cui viviamo, continuiamo a danneggiare questo equilibrio. La terra, se non è avvelenata, è viva. In 1 centimetro cubo di terra c'è 1 miliardo di microbi. Sono i microbi che servono per fissare l'azoto, per estrarre il magnesio e il potassio dal terreno, per nutrire le piante. Oggi i nostri campi sono assolutamente incapaci di produrre, sono sterili se non gli mettiamo l'azoto, il magnesio, il potassio, i sali minerali che servono. Negli ultimi 60 anni è successo questo. Sono solo 60 anni che usiamo i veleni in agricoltura. Dobbiamo assolutamente tornare indietro. Dobbiamo tornare ad un'agricoltura pulita. Dobbiamo tornare ad un piccolo allevamento. Va benissimo allevare un po' di animali, ma questo enorme consumo di carne che abbiamo fa male alla salute, è una causa di cancro, è una causa di diabete, è una causa di infarto. Noi possiamo migliorare la nostra vita imparando dall'equilibrio della natura, imparando a non danneggiare questo equilibrio. Moderato dal capo redattore del TGR Puglia, Giancarlo Fiume, l'autore ha sottolineato l'importanza di lanciare messaggi edificanti e costruttivi attraverso la poesia, la narrazione coinvolgente e l'arte. Nel nostro materialismo, cioè, pensiamo che tutto si possa risolvere con la tecnologia, abbiamo dimenticato un aspetto molto spirituale, e invece la poesia ci dà molte informazioni, ci dà molto aiuto, più dei telescopi e dei microscopi.